La comunità di Guardia Grele si appresta a solennizzare un compleanno molto particolare, singolare soprattutto per gli anni trascorsi del festeggiato, ben 1000 anni. 1000 anni di storia di un monaco che riposa all'interno della chiesa di San Francesco, San Nicola Greco, compatrono di Guardia Grele. In occasione dell'anno nicolaiano, che partirà ufficialmente il 15 maggio, il comitato promotore dell'evento, presieduto dal sindaco Sandro Salvi e dal parroco di Santa Maria Maggiore, Nicola del Bianco, ha presentato lo scorso 28 aprile le molteplici iniziative e celebrazioni che accompagneranno l'intero anno nicolaiano. Commemorazioni destinate a terminare la terza domenica di maggio del 2012. Scrupoloso coordinatore del comitato è Antonio Altorio, già presidente dell'Azione Cattolica Guardiese, che con dovizia di particolari spiega ai telespettatori di Maiella News tutte le tappe di questo lungo percorso. Siamo all'interno della chiesa di San Francesco e San Nicola Greco alla presentazione dell'anno nicolaiano insieme a colui che ha coordinato questa serata, Antonio Altorio. Sì, buonasera a tutti, ci troviamo qui nella chiesa di San Francesco in Guardia Grele per la presentazione dell'anno nicolaiano nel millennio dalla morte di San Nicola Greco, che è compatrono di Guardia Grele. Questa sera presenteremo un anno intero di celebrazioni per ricordare appunto i 1000 anni dalla morte di San Nicola Greco. Il programma è molto intenso, tant'è che è stato costituito un ampio comitato cittadino per la realizzazione di tutte le manifestazioni che abbiamo messo in programma. Questa sera per di più presenteremo forse la cosa più importante, la prima fase della ricerca storica su San Nicola. Un gruppo di studiosi qui di Guardia Grele si è messo insieme e ha costituito un'equipe per cercare documenti, materiali di archivio su San Nicola Greco, monaco della metà del X secolo, proveniente dalle terre di Calabria e morto in località Prata, che oggi è una frazione del comune di Casoli, nel cosiddetto castello di Prata o torretta di Prata. Questa sera ci sarà la presentazione della prima fase e della pubblicazione sintetica sulla vita di San Nicola, ad uso anche dei pellegrini che ci auguriamo riempiranno Guardia Grele alla metà di maggio. L'anno nicolaiano è stato pensato come un atto di riscoperta di una memoria. Il sottotitolo che porta il libricino che presentiamo questa sera è proprio questo: recupero della memoria di San Nicola Greco. Le reliquie di San Nicola, che qui potete vedere alle mie spalle incastonate in questa statua, sono a Guardia Grele, alcuni dicono dal 1338, più probabilmente dal 1343, quindi insomma sono quasi 7 secoli che San Nicola è un cittadino guardiese. Un accenno all'equipe che ha appunto composto questi studiosi che hanno avuto modo, come diceva lei poco fa, di studiare l'evento appunto nicolaiano. Allora, l'equipe è costituita da 3 persone che hanno guidato il lavoro, a cui si affiancheranno altri che insomma stanno facendo più ricerca documentaria, e accanto a me ci sono l'ingegner Carlo Cristini, che è un cultore di storia guardiese, un attento conoscitore delle vicende del nostro paese, e Lucio Taraborrelli, che è il direttore dell'Archeoclub, nonché il direttore del Museo Archeologico di Guardia Grele. Quindi memoria, comunione e futuro saranno le parole d'ordine che condurranno fedeli e non attraverso un'impresa gravosa che vuole mostrare anche l'aspetto scientifico e bibliografico del santo. Avvolto nelle fessure dei misteri del Medioevo, San Nicola sarà presentato religiosamente dal succitato parroco Nicola del Bianco. Don Nicola del Bianco, parroco di Santa Maria Maggiore, è presidente del comitato dell'anno nicolaiano. Giusto? Perfetto. Adesso parleremo con lei dell'aspetto invece religioso di questa serata. Sì, questa sera vogliamo presentare questo anno nicolaiano che già in realtà ha già mosso le sue prime mosse, già le ha fatte nei primi mesi. Adesso questa sera vorremmo ufficializzare questo cammino, soprattutto appunto dare il significato più profondo, che è quello che tu accennavi essere religioso. Cioè, che cosa vogliamo fare con questo anno nicolaiano? Riscoprire un'eredità che noi abbiamo a Guardia Grele, che è appunto San Nicola Greco, che è un monaco.
Monaco significa, una parola greca, significa unico, una persona unificata. Allora il messaggio religioso che vorremmo dare in quest'anno è che San Nicola può essere con la sua vita, con la sua testimonianza di vita, un riferimento. Nel tempo in cui siamo tutti un pochino persi, atomizzati, una vita un pochino disfatta, spesso torniamo a casa dopo una giornata e non abbiamo nemmeno capito che cosa abbiamo fatto, la testimonianza di San Nicola Greco è una testimonianza che ci può essere utile. Ipotizzavo questo anno, dicevo ad alcuni, come un anno di guarigione interiore, cioè un anno in cui le persone possono, attraverso la sua testimonianza e anche la sua intercessione, ritrovare se stessi. Quindi vorremmo che questa chiesa divenga una sorta di clinica dello spirito, per ripartire proprio dal di dentro di noi stessi. Pensa che i guardiesi possano riuscire, e questo ovviamente non è una critica verso, insomma, si badi bene, verso gli abitanti di Guardiavelle, ma tutti a recepire questo messaggio che è così particolarmente importante, quello appunto della clinica, addirittura dell'animo, dello spirito. Sì, proprio per questo abbiamo voluto un anno nicolaiano, perché il 1012 è l'anno della morte di San Nicola Greco, 2012 mille anni. Questa esperienza si è resa necessaria proprio perché a noi sembra, e non per cattiveria, ne facevi riferimento anche tu, che un po' questa eredità si è persa, ma può capitare a tutti di avere qualcosa di prezioso a casa e di non saperlo. Allora, proprio per questo motivo l'anno nicolaiano prima di tutto serve a noi di Guardia Grele, a me come parroco, e a tutta la comunità cristiana guardiese, e poi speriamo che questo lavoro di ricostruzione della nostra memoria spirituale possa essere utile anche per gli altri. Non vogliamo essere, come dire, chiusi, vogliamo essere generosi, vogliamo condividere questa esperienza, perché noi siamo convinti come credenti che un santo è sempre una figura universale, ovunque egli sia nato e vissuto, in qualche modo il suo messaggio è universale, quindi quest'anno dovrebbe essere un anno universale di apertura agli altri. Perfetto, noi ringraziamo il parroco Don Nicola Del Bianco.